L'uso dei coperchi elimina odori è semplice. Basta usarli in alternativa a quelli che già avete in cucina. L'importante è che i fori del coperchio siano all'interno del diametro della pentola o padella che adoperate. Un solo coperchio può adattarsi a più pentole di misura inferiore. Comunque i nostri sono forniti anche in serie, dal diametro di 16 cm e fino ai 36 cm. Il coperchio può essere facilmente smontato per il lavaggio e rimontato. È composto di due parti sovrapposte da un pomolo. È forgiato in acciaio 1810, praticamente indistruttibile. Può essere lavato a mano o in lavastoviglie. I vantaggi in cucina sono tanti, a cominciare dai tempi di cottura che si riducono anche del 50%. Volendo lessare la pasta o cucinarla al sugo o anche con verdura, basta aggiungere a freddo l'acqua fino a coprire gli alimenti, calcolando in liquidi circa il doppio del peso degli alimenti. Mescolare il tutto a freddo e iniziare la cottura. Se necessario si può aggiungere altra acqua durante la cottura. Abbassare la fiamma alla prima uscita di vapore e lasciar cuocere come avete sempre fatto. Avremo un piatto gustoso, senza la dispersione delle sostanze nutritive e maggiore esaltazione del gusto e del sapore, ma soprattutto avrete una pietanza più naturale e dietetica. Dagli alimenti da friggere è bene scrollare l'eccesso di infarinatura o impanatura. In questo modo l'olio non diventa scuro. Si può friggere calando gli alimenti nell'olio caldo oppure coprendoli con olio a freddo, quindi incoperchiati. Possiamo friggere insieme più alimenti diversi. Nel nostro esempio sono calamari e patatine, perché grazie al nostro coperchio le patatine non prendono il sapore del pesce. Durante la cottura dei cibi si può sollevare il coperchio per controllarne la giusta preparazione. Questa non è magia. I coperchi Saimac sono autoregolati a non raggiungere la soglia dell'autocombustione dell'olio, mantenendo costante la temperatura all'interno della pentola. L'efficacia è verificabile dalla limpidezza dell'olio anche dopo più fritture. Possiamo continuare le fritture nello stesso olio del pesce e patatine, senza che i cibi fritti successivamente prendano l'odore o il sapore del pesce.